Facoltà. Grazie Presidente. Chi più di un esponente di Fratelli d'Italia vorrebbe oggi intervenire in quest'Aula guardando i banchi del Governo presenti con i ministri, con il Presidente del Consiglio e poter dir loro finalmente abbiamo fatto qualcosa per questo Paese, abbiamo collaborato. Abbiamo lavorato per quei nostri concittadini che stanno soffrendo. Chi più di noi, chi più di Fratelli d'Italia, signor Presidente, vorrebbe oggi aver lavorato con voi, amici della sinistra, amici del Movimento 5 Stelle. E purtroppo, invece, non solo questo non è stato possibile, e non lo dico io, lo dicono i fatti. Purtroppo questo non è stato possibile e purtroppo in un momento così drammatico per il nostro Paese, i banchi del Governo, e mi perdonino gli stimati sottosegretari che conosco e che sono qui, non è rappresentato nemmeno da un ministro e nemmeno dal ministro competente, il ministro Gualtieri. È una vergogna, un affronto agli italiani che soffrono. E quindi, signor Presidente del Senato, io mi rivolgo a lei. Perché io ho compreso quanto la sua esperienza e il suo senso delle istituzioni abbia percepito la gravità del momento. Ho apprezzato quando al TG1, sulla prima rete nazionale, lei ha detto chiaramente il Parlamento è stato escluso. Quando la seconda carica dello Stato alla prima rete nazionale deve dire il Parlamento è stato escluso dalle scelte che incidono sul nostro Paese. Io credo che questa maggioranza dovrebbe prima vergognarsi e poi rassegnare le dimissioni, perché voi avete fatto un affronto alle istituzioni della Repubblica. E non lo dice un esponente di Fratelli d'Italia, lo ha detto al TG1 la Presidente del Senato, perché ha interpretato un grido di dolore, di disperazione che sta provenendo dalla classe produttiva del Paese, dai lavoratori, dai cittadini, ai quali voi invece state irridendo con un'arroganza mai vista nella storia della Repubblica. Una Repubblica che vede oggi che si governa tramite atti amministrativi, decreti impugnabili al TAR, con i quali un Presidente, non eletto peraltro da nessuno, sta decidendo a modo suo e ignorando il Parlamento sulle sorti del nostro Paese. Vedete, cari colleghi, qui abbiamo un DEF, un documento che rappresenta un atto importante, straordinario, lo avete detto pure voi, un atto che andrà ad indebitare il nostro Paese per ulteriori, e lo ricordo al collega Faraone, non 155, ma 55 miliardi, oltre ai 20 e non 25 del precedente decreto. Quindi una misura pesante, molto pesante. Ebbene, questo DEF, che ribadisco non vede la presenza del Governo, certifica la vostra incapacità, il vostro fallimento davanti al popolo italiano. Certifica che avete messo numeri che non stanno in piedi. Voi parlate di una PIL annuale meno 8%, quando ci sono i centri studi, dai commercialisti agli imprenditori e le banche, che parlano almeno di una riduzione del PIL dell'11-12%. Quindi le vostre stime che portate nei documenti che presentate a questo Parlamento ignorato e vituperato sono in difetto di almeno il 50%. Questa non è né competenza né serietà. Ma procedo. Voi avete previsto delle garanzie, ovviamente, per supportare quel decreto liquidità, quel decreto col quale avete promesso 400 miliardi, peraltro non potendolo promettere quando lo avete fatto.
alle imprese italiane, perché lo avevate coperto con 2 miliardi e 750 milioni, ma oggi nel DEF state preparando le basi per mettere 30 miliardi nel prossimo decreto e quindi coprire quelle promesse invane che avete fatto un mese e mezzo fa e che oggi ancora permettono ai nostri imprenditori di avere le tasche vuote. Bene, quei 30 miliardi di garanzie, se aveste avuto un minimo di cognizione e di responsabilità, le avreste imputate nel bilancio 2020 come garanzie standardizzate anche in modo prudenziale, perché non importa certamente quello che è il rapporto debito-PIL nel 2020, ma quanto importerà nel 2021, 2022, 2023 avere anche solo uno 0, di rapporto deficit-PIL che non quadra, che purtroppo non si riduce. Quindi voi con una mano avete escluso le clausole di garanzia IVA, e ve ne do atto, ma avete apportato un danno ben maggiore non contabilizzando le garanzie sui crediti per oltre 30 miliardi sul bilancio 2020. Misure quindi non efficaci, che testimoniano la vostra inadeguatezza, quell'inadeguatezza che è, come ha detto qualcuno, il miglior alleato purtroppo di quel virus che sta tormentando il nostro Paese. Io ribadisco, non è Fratelli d'Italia, non sono i giornali della destra che voi tanto irridete, ma è Repubblica di oggi che testimonia sui fogli del giornale Repubblica, di un giornale tanto caro agli amici del Partito Democratico, il vostro fallimento. Lo testimonia il direttore Molinari, che in un confronto questa mattina sulla 7 con il vostro Martina ha detto che la cassa integrazione non funziona. Lo ha detto il direttore di Repubblica, no Feltri, non Fratelli d'Italia, non la Lega. Ha detto che i crediti non arrivano alle imprese. E certifica sul giornale sulla Repubblica di oggi che il MES è tutt'altro che light, con le vostre invenzioni, il MES senza condizionalità, il MES, dice Repubblica, spunta la sorveglianza rafforzata, cioè quello che la destra, che Fratelli d'Italia, la Lega, il centrodestra ha sempre detto. Questo è un MES che vuole ingabbiare questo Paese, che vuole definitivamente mangiare le nostre imprese, il nostro patrimonio di Made in Italy, e voi siete complici di quel sistema di alta finanza europea che vuole ammazzare l'Italia. Lo dice Repubblica, non lo dice Fratelli d'Italia, cari colleghi del Partito Democratico. Avete quindi chiuso in faccia la porta, come ho detto prima, a qualunque collaborazione. Avete detto, ma noi abbiamo ascoltato tutti, ho sentito il presidente Marcucci del Partito Democratico, dei senatori del Partito Democratico, dire in televisione l'altro giorno l'opposizione sia costruttiva. Ricordatevelo, colleghi di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, della Lega, dobbiamo essere costruttivi. Ma non c'era bisogno che ce lo dicesse il presidente Marcucci. Solo che voglio ricordarvi, cari amici del governo e della maggioranza, che ascoltare non vuol dire ignorare, ascoltare vuol dire interagire e collaborare. Allora sì che si può essere costruttivi. Questa centrodestra, questa opposizione, responsabilmente, con Fratelli d'Italia che ha avuto un ruolo importante nella fase propositiva, ha lavorato giorno e notte per proporvi emendamenti, variazioni, proposte. Non è stato accettato nulla. Avete messo la fiducia, quindi avete voluto ignorare deliberatamente e compiutamente qualunque proposta e contributo dell'opposizione, e dopo avete il coraggio di andare in televisione, amici del Partito Democratico, a dire che l'opposizione deve essere costruttiva. Voi non solo irridete a noi, ma irridete a tutto il popolo italiano che credete abbia le fette di prosciutto sugli occhi, ma purtroppo, o meglio per fortuna e purtroppo per voi, hanno ben capito da che governo sono governati. Allora, Europa, ne ha parlato con tanta enfasi il collega Faraone. A che Europa vi riferite? L'ho accennato prima. All'Europa che ha sempre fino ad oggi ignorato le vostre considerazioni? A quell'Europa che, mentre il presidente Conte veniva in Italia nei giorni scorsi a dire recovery fund, tutto fatto, ci siamo, aiuti, quell'Europa che nei paesi nordici e tedeschi diceva invece ma non se ne parla neanche di fondo perduto. È questa l'Europa che voi credete di poter proporre a questo Parlamento e agli italiani?
Questa non è l'Europa per la quale i nostri padri costituenti l'hanno lavorato, non è l'Europa per la quale la destra si è sempre impegnata. E allora sì che se ci fosse veramente volontà di collaborazione, si torna a ragionare in termini di internalizzazione del debito, invece che pensare ad indebitarvi solo, e dico solo, con il MES e con l'Europa. Pensiamo innanzitutto ad internalizzare il debito, l'esempio di tanti paesi, della nostra stessa Italia negli anni Ottanta, ma l'esempio anche contemporaneo del Giappone lo dimostra. Noi dobbiamo fatto, non avete nemmeno aperto la bocca su questo, come non avete nemmeno aperto la bocca, cari amici della maggioranza, sulla moneta fiscale. E qua, amici del Movimento 5 Stelle, abbiate un po' di dignità, abbiate il coraggio di alzarvi, e avete presentato sulla moneta fiscale, con la firma del Presidente Pesco, di Lannutti, del Capogruppo in Commissione Finanze, avete presentato un disegno di legge sulla moneta fiscale che garantirebbe meno indebitamento. Non ho sentito una parola in due mesi da parte vostra. Vi siete piegati al MES, al Partito Democratico, non avete a cuore neanche le sorti delle vostre promesse, se non le sorti del Paese. Avete solamente previsto misure assistenziali, la logica del reddito di cittadinanza. Avete ignorato che c'è un sistema produttivo da mantenere. Voi dovevate dal primo giorno, e bastava copiare, amici miei, bastava copiare quello che ha fatto la Germania, dovevate dal primo giorno, utilizzando l'anagrafe tributaria e non le banche, burocrazia. Finisco, Presidente. Vi siete persi nella burocrazia che sta bloccando e ferendo mortalmente il nostro sistema produttivo. Concludo quindi davvero, e quindi esprimo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Voi siete sicuramente inadeguati, signor Presidente del Consiglio, vorrei dire, ma non c'è, e lo ribadisco, siete inappropriati e siete sconvenienti. Il vostro governo ha certificato il fallimento. Però noi non permetteremo che sia il Paese a fallire per le vostre colpe e le vostre responsabilità. Quindi in questo contesto noi ci dichiariamo a favore dello scostamento di bilancio, perché i fondi vi vengano dati, però naturalmente dichiariamo un voto contrario, un voto assolutamente contrario al DEF, perché è un DEF che è tecnicamente inaccettabile, non ha costrutto, non ha visione politica ed è soprattutto la rappresentazione plastica ed iconografica del vostro totale fallimento. Senatore Airola, perché cosa?